Onorevole Ettore Rosato a Varese incontra i militanti, i sindaci del territorio, li ascolterà, ma che cosa dirà loro? Beh, diciamo che stiamo costruendo un'alternativa credibile per chi vuole fare politica e chi vuole dare un contributo anche alla politica nazionale, alternativi al populismo di destra e di sinistra, costruendo uno spazio che possa essere rappresentativo, che possa essere anche qualificato parlando delle questioni, delle cose su cui poi gli amministratori si confrontano ogni giorno, perché le persone hanno problemi, opportunità, questioni pratiche, non vogliono sentire parlare di scontro ideologico destra-sinistra. C'è attesa per la nascita di questo partito unico che unirà Azione di Italia Viva? A che punto siamo di questo percorso e quando verrà ultimato? Diciamo che è un parto lungo, però è un parto che andrà a buon fine e nel mese di giugno partiranno le adesioni, il manifesto nel frattempo lo stiamo scrivendo, cerchiamo di fare tutto quello che serve anche perché sia un partito plurale, accogliente, contendibile, capace di essere rappresentativo degli elettori moderati, quelli che si aspettano di avere un progetto riformista ma un linguaggio che non sia sempre di scontro ideologico. Prossimo appuntamento importante sarà quello delle elezioni europee. È già possibile dire oggi quale sarà l'obiettivo del terzo polo, che non si chiamerà più così? Non si chiamerà più così, gli daremo un nome che sia più comprensibile e soprattutto che sia più utile per dire che la nostra sarà una campagna elettorale sulle europee molto europeista, perché noi pensiamo che l'Europa sia la nostra casa e come ogni casa va tenuta bene, va resa utile per gli interessi del paese. E gli interessi del paese sono quelli di poter contare in Europa e poter sapere che l'Europa dà una mano a noi. Tutto il contrario di quelli che gli anti-europei, e ce ne sono ancora parecchi nel nostro paese, mettono in campo nei loro discorsi e poi nei loro atti. Senta, ritiene che sarà possibile in futuro dialogare, interloquire con il Partito Democratico? Non lo so, se devo essere sincero, veramente non lo so. Sento che vedo, registro che il Partito Democratico, la Schlein e Conte dicono le stesse cose, a parte qualche sfumatura diversa sull'Ucraina, ma dicono le stesse cose. E noi di fare il partito del no, costruire una coalizione con chi è sempre contrario a qualsiasi occasione di sviluppo, difende il reddito di cittadinanza, si pone sulle questioni decisive anche quando serve un dialogo con il governo a fare le barricate, noi pensiamo che sia difficile dialogare. Senta, questa sera Varese presenterà anche un libro che parla di transizione energetica contrastando l'ambientalismo ideologico, ma che cosa significa nel concreto? Sono io e due ingegneri, Maria Chiara Gadda e Gianluca Pomo. Gianluca Pomo è un ingegnere che ha scritto questo libro. Con Maria Chiara diamo una mano a dire: l'energia è un pezzo importante dello sviluppo del futuro e per pensare al futuro bisogna essere poco ideologici, bisogna essere molto pratici, bisogna sapere che benissimo le rinnovabili servono moltissimo, però abbiamo bisogno anche del nucleare, abbiamo bisogno di le infrastrutture che portino il gas oggi in Italia, che domani portino l'idrogeno, abbiamo bisogno di costruire le cose che servono per non trovarci in una condizione di dipendenza da uno o dall'altro fornitore. Senta, la Lega sta conducendo una battaglia contro lo stop alle auto diesel e benzina dal 2035, contro la direttiva europea sulle case green. Lei che idea ha su questi temi? Io penso che dobbiamo far valere gli interessi nazionali. Gli interessi nazionali sono sulle case, dire benissimo le case green, siamo tutti d'accordo, ma chi paga? Ci sono fondi europei che possono dare una mano oppure tutto a carico dei proprietari? Visto che il patrimonio edilizio italiano è uno dei più vetusti in Europa, è evidente che non possiamo prenderci impegni che non siamo in grado di mantenere. Sulle auto c'è bisogno di uno sforzo. Il problema non è se il motore è diesel o se è elettrico, ma chi inquina di più.
E poi non vogliamo essere dipendenti dalle materie prime che arrivano dalla Cina come siamo stati dipendenti dal gas. Quindi anche sull'auto elettrica bisogna ragionare con intelligenza. Quindi al di là delle battaglie della Lega che sono, diciamo, pregiudiziali, c'è una questione molto di merito su cui vogliamo un confronto serio, e questo confronto serio deve portare necessariamente a un atteggiamento diverso da parte dell'Europa.